Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG. Apriamo subito con il terremoto in Nepal, un terremoto teoricamente lontano da noi, ma che ha coinvolto persone molto più vicine, perché sono in Nepal in questo momento numerosi fiorentini. Io vado subito in collegamento con Paolo Guidotti, giornalista della Nazione, che ha seguito fin dai primi minuti la vicenda di due ragazzi che sono in questo momento nell'area colpite dal terremoto, due ragazzi di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dicevamo, sono due ragazzi di Borgo San Lorenzo che sono riusciti per fortuna a dare notizie anche nelle ultime ore. Sei riuscito a contattarli? Come stanno e che cosa raccontano? Stanno bene, Niccolò Lapi e Matteo Stelloni, tutti e due di Borgo San Lorenzo, trentenni, appassionati di viaggi, e si sono trovati in questa situazione davvero drammatica. Sono riuscito a contattarli prima tramite SMS, poi i contatti si sono interrotti perché probabilmente non riuscivano più a caricare il cellulare. Poi stamani mattina ho avuto un altro contatto tramite WhatsApp. Quindi stanno bene, stanno aspettando, come dire, che il Ministero degli Esteri si occupi del rientro degli italiani che sono laggiù. In questo momento sono in un piccolo albergo insieme ad altri 5 italiani, quindi un gruppetto di 7 italiani, e sperano di venire via entro 48 ore, però la situazione, come puoi immaginare, è complicata, diciamo. È molto complicata. Loro erano proprio, insomma, in una zona dove purtroppo sono stati registrati moltissimi danni ed edifici crollati. Hanno avuto modo di raccontare o raccontarti, insomma, qualche dettaglio di quei momenti? Sì, praticamente mi hanno raccontato che loro erano arrivati la sera prima. Erano proprio nel centro più antico, una delle piazze dell'Urban Square, una delle piazze più importanti di Kathmandu, quando è un caffè, quando la terra ha cominciato a tremare. Loro in pratica hanno visto crollare alcuni fra i monumenti più importanti del Nepal, per modo di dire, perché mi hanno raccontato in particolare, come dice anche questo, drammatico, che si sono dovuti aggrappare l'uno all'altro per timore di perdersi, quando sono corsi tutti in mezzo alla piazza per evitare che gli edifici crollassero addosso. La piazza è stata tutta invasa da polvere, non vedevano assolutamente niente per un paio di minuti, dopodiché, quando la polvere si è posata, hanno visto metà dei monumenti, degli edifici storici distrutti. Paolo, io ti ringrazio per questa tua testimonianza, ti auguro ovviamente un buon lavoro. Anche a te buon lavoro, a te, ciao. Grazie a Paolo Guidotti, giornalista della Nazione, che ci ha raccontato, insomma, quello che le hanno riportato ovviamente i due ragazzi, che per fortuna stanno bene. Tra le altre cose, proprio in questa mattina hanno avuto modo di mettersi nuovamente in contatto via social network sul proprio profilo Facebook. Matteo Stelloni ha infatti pubblicato un post: ho ritrovato, scrive, una connessione per caso, stiamo bene, siamo in attesa della Farnesina che sta a ciò che sappiamo dovrebbe aiutarci a tornare nei prossimi 2 giorni, almeno speriamo, scrive ancora Matteo, ci facciamo forza. E sono arrivate per fortuna anche notizie di altri due fratelli fiorentini, Daniel ed Elia, lituani di 25 e 22 anni, che sono riusciti a dare notizie alla famiglia dopo molte ore di apprensione. Loro sono in Nepal da 2 settimane. Secondo quanto riportato, è stata la ragazza di uno dei due giovani a telefonare ai genitori per informarli che stavano bene, a raccontarlo lo stesso padre dei due ragazzi. Daniel ed Elia erano partiti 15 giorni fa con un'amica, l'obiettivo era quello di fare un trekking sull'Himalaya. Ovviamente, insomma, l'ultimo contatto con i genitori era avvenuto via email da un internet caffè di Pokhara, perché i fratelli viaggiano senza cellulare. Dopo il sisma i genitori erano stati contattati anche dalla Farnesina, poi nel primo pomeriggio di ieri la telefonata di rassicurazione.
E risulta ancora in Nepal un livornese che sembrerebbe bloccato a 4.000 metri. Secondo quanto riportato da Toscana Media News, Franco Cambini, imprenditore cinquantenne, è stato sorpreso dal terremoto prima di partire per un'escursione sull'Everest. Salvi, come detto, gli altri due ragazzi fiorentini. Secondo quanto raccontato dal fratello, l'uomo sarebbe bloccato ad un piccolo villaggio a 4.000 metri di altezza. Sarebbe dovuto partire con un'organizzazione americana per partecipare ad un trek fino al campo base dell'Everest, ma è stato sorpreso dal terremoto. Un team dell'unità di crisi della Farnesina si sta recando a Kathmandu. Queste sono le ultime notizie proprio diramate dalla Farnesina stessa per monitorare la situazione sul terreno e assicurare un'assistenza ai connazionali che si trovano attualmente in Nepal. L'equipe dell'unità di crisi collaborerà con un advanced team tecnico della protezione civile, anch'esso in procinto di raggiungere il Nepal, che avrà il compito di valutare e predisporre l'invio di team tecnici e sanitari per contribuire al soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto. Io non so se ho già in collegamento Duccio Tronci di Firenze Today, perché Duccio è riuscito a mettersi in contatto, a notizie di altri due ragazzi di 20 e 22 anni della provincia di Firenze, in particolare della zona di Calenzano, che sono in questo momento proprio in Nepal, all'epicentro del sisma, che sono per fortuna riusciti a mettersi in salvo. Duccio, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Dicevamo, hai notizie invece di altri due ragazzi, sempre della provincia di Firenze. Si tratta di Clarissa Cambi e Francesco Bacci, 20 e 22 anni. Come stanno e quali sono le notizie? Sì, allora, fortunatamente i due ragazzi di Calenzano stanno bene, sono rifugiati all'ambasciata inglese. E questa è un po' la cosa curiosa, no? Perché che si debbano rifugiare all'ambasciata inglese, che è una delle poche sedi aperte, soprattutto uno dei pochi edifici sicuri che ci sono in questo momento nella capitale Kathmandu, dove due ragazzi sono. E quindi, insomma, diciamo, la situazione ovviamente è ancora molto convulsa. Il problema è che non al momento questi ragazzi, come tanti altri, credo, non sono in una lista di priorità per i rientri, nonostante l'aeroporto sia di Kathmandu sia aperto, i voli, diciamo, acquistabili sono a dei prezzi esorbitanti, e quindi per il momento i ragazzi sono bloccati ancora a Kathmandu. Ecco, perché rifugiati in un'ambasciata inglese? Perché, strano a dirlo, ma l'Italia non ha un'ambasciata in Nepal. Questo non è strano, perché il riferimento del posto è l'ambasciata in India, però l'Italia ha un consolato là che in questo momento è chiuso. E dal giorno del terremoto, che è successo, come sappiamo tutti, il 25 aprile, ancora il personale diplomatico italiano non è arrivato in Nepal. E pare dovrebbe arrivare nelle prossime ore, almeno secondo stando al un report della Farnesina. Esattamente, do conferma di questo, insomma, lo dicono anche i ragazzi che sono là, che hanno anche loro queste notizie. Però, ecco, diciamo che la situazione è ancora abbastanza complicata, perché non ci sono chiaramente comunicazioni, riescono a chiamare i ragazzi dall'ambasciata inglese, però soltanto casa. E è curioso come in queste ore le notizie dal Nepal siano arrivate dalle comunicazioni loro piuttosto che dalla Farnesina. Ecco, diciamo, la famiglia chiamava la Farnesina e dava le informazioni alla Farnesina anziché la Farnesina darle alla famiglia. Ecco, ecco, queste sono le dichiarazioni proprio dei familiari dei due ragazzi. Assolutamente sì, assolutamente. Comunque stanno bene, questa è la notizia più importante. Esatto, sì, sono rifugiati ovviamente perché si temono nuove scosse d'assestamento, che a quanto pare in questi casi non sono certo banali, e quindi, insomma, ovviamente loro cercano di rimanere rifugiati all'ambasciata inglese, anche se non si sa per quanto tempo ancora riusciranno ad essere ospiti. Io, Duccio, ti ringrazio. Ovviamente magari torneremo a collegarci con te nelle prossime ore, già nei prossimi giorni, per avere magari ulteriori notizie e certezze. Grazie ancora, Duccio, e buon lavoro. Volentieri, grazie a voi, buon lavoro. E insomma, abbiamo avuto notizie, insomma, rassicuranti, almeno da alcuni degli italiani, soprattutto più vicini a noi, che sono riusciti a mettersi in contatto. La situazione è ancora ovviamente in fase di evoluzione, soprattutto per capire quanti e chi sono gli italiani nelle zone colpite da questo tremendo sisma, che ricordiamo l'ha fatto sì danni, ma soprattutto migliaia, si parla di migliaia purtroppo di morti. Cambiamo argomento, parliamo di politica, perché la politica toscana in questi giorni è in fibrillazione in vista delle prossime elezioni regionali, e insomma si stanno delineando gli ultimi schieramenti con qualche
novità, sicuramente buona quella che arriva, insomma, per Forza Italia, perché Forza Italia, secondo quanto riportato, insomma, quanto dichiarato, fa quadrato intorno al proprio candidato Stefano Mugnai. Alla presentazione ufficiale erano presenti infatti tutte le anime del partito, quindi si parla di tutti gli schieramenti e di tutte le varie correnti, se così si possono chiamare, che erano presenti all'interno di Forza Italia. La bagarre sembra quindi rientrata e, per certificare la ritrovata unità, la presentazione ufficiale nella candidatura proprio di Stefano Mugnai si sono presentati quasi tutti i consiglieri regionali, da Tommaso Villa fino alla portavoce dell'opposizione a Palazzo Panciati, che è Stefano Fuscagni, e poi ancora Nicola Nascosti e il maremmano Alessandro Antichi. Vediamo servizio. Dopo settimane di diatribe interne e scambi di accusa, Forza Italia fa quadrato attorno al candidato governatore Stefano Mugnai. Quasi tutti i consiglieri regionali uscenti in rappresentanza delle diverse anime del partito hanno infatti deciso di partecipare alla sua presentazione ufficiale, dal coordinatore del partito Massimo Parisi a Tommaso Villa, il candidato preferito da Denis Verdini, ma anche Alessandro Antichi, Nicola Nascosti e Stefania Fuscagni. Per capire chi di loro rientrerà nelle liste per un posto in consiglio bisognerà aspettare il 2 di maggio. Intanto però Parisi ha sottolineato come la scelta di puntare su Mugnai sia il riconoscimento del lavoro suo e di tutto il gruppo consigliere azzurro in questi anni all'opposizione di Enrico Rossi. Ed è anche un riconoscimento dall'opera di rinnovamento che 5 anni fa, come dirigenza del partito, abbiamo promosso, perché Stefano Mugnai è un consigliere regionale di prima nomina e siamo molto contenti che affronti adesso la sfida più importante, la sfida più grande. Non è dipeso da noi, non dipende da noi se queste sono diventate intanto le primarie del centrodestra. Mugnai, dal canto suo, spera di ricucire con NCD e con Giovanni Lamioni, ma intanto prepara i punti chiave del suo programma, con cui proverà a cancellare il piano del paesaggio approvato dal PD e sburocratizzare la regione. Non solo. La riforma sanitaria va ribaltata, perché noi avevamo chiesto il taglio delle poltrone, loro taglieranno, stanno tagliando i posti letto del personale. Di queste ore la notizia che a Lucca ci sono già 50 figure professionali messe in esubero dall'azienda sanitaria. Un ultimo pensiero Mugnai lo riserva al tema del momento, l'emergenza immigrazione, proponendo accordi con i leader dei paesi del Nord Africa per limitare le partenze. Prendevano giro Berlusconi perché c'era la tenda di Gheddafi a Roma, adesso ci dobbiamo prendere però le tendopoli dei profughi all'interno delle nostre comunità. Non so, in una logica di interesse nazionale, quale sia la scelta migliore, anzi lo so perfettamente. E ci sono novità sempre negli schieramenti, stavolta in schieramento di centrodestra, perché secondo le ultime notizie si sarebbe arrivati ad un accordo tra Fratelli d'Italia e Lega Nord. Sembra che il candidato per questi due schieramenti possa essere Borghi, insomma una novità non di poco conto in vista delle prossime elezioni. Vediamo il servizio di Alessio Poggioni. Lo abbiamo detto venerdì con qualche ora d'anticipo, l'accordo tra Lega Nord e Fratelli d'Italia per le elezioni regionali del 31 maggio è cosa fatta ed ha riacceso le speranze unitarie di chi crede nella possibilità di portare Enrico Rossi al ballottaggio. Nasce così il Fronte di Liberazione, un nome altisonante che ammicca al partito di estrema destra francese di Marine Le Pen e che, virgolettato, aspira ad essere la base sulla quale costruire una solida alternativa al renzismo. Fronte di Liberazione altro non è se non l'accordo programmatico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, un progetto che probabilmente non si fermerà alle regionali, bensì potrebbe ben presto diventare una vera e propria alleanza di opposizione al governo Renzi. Per adesso Lega e Fratelli d'Italia si limitano a ricapitolare i punti essenziali della loro corsa nella regione del Pegaso. Nella Toscana del Monte dei Paschi e del Patto del Nazareno e nelle Marche della crisi della Whirlpool e del trasformismo di Spacca, hanno scritto, nasce un polo che può davvero scombinare i progetti di chi pensa di poter imporre ai cittadini ricette indigeribili. Con Fratelli d'Italia e Lega Nord, hanno proseguito, sono moltissime le liste civiche toscane e marchigiane che stanno aderendo a questo progetto, alcune delle quali non legate storicamente all'area del centrodestra. Un'alleanza non gradita a tutti, evidentemente, se nella giornata del 25 aprile qualcuno ha pensato di imbrattare con simboli e scritte ingiuriose un maxi manifesto del candidato leghista Jacopo Alberti appeso in via del Gignoro a Firenze. Il clima, lo si capisce, si sta poco a poco infiammando, anche perché a questo punto i separati in casa di Forza Italia e Area Popolare rischiano di perdere l'egemonia dell'opposizione a Rossi, scavalcati dal Fronte di Liberazione. Ecco perché proprio il candidato governatore degli azzurri, Stefano Mugnai, pare stia lavorando anche in queste ultime ore disponibili per riunire tutta la destra sotto un unico progetto. Tentativo ambizioso ma difficile, mentre è molto più probabile l'accordo con Lamioni e l'Area Popolare, UDC e Nuovo Centrodestra.
Dal canto loro le sinistre hanno già cominciato il loro tour sul territorio, su piattaforme diverse si intende, Enrico Rossi e Tommaso Fattori si danno battaglia sui contenuti ma anche sulle liste. Il governatore uscente infatti punta su nomi noti che negli anni hanno lavorato sul territorio, mentre Fattori intende aprire anche a disoccupati e giovani. La battaglia più aspra, lo si capisce, si giocherà sul tema delle grandi opere aeroporto in primis, dove Fattori detta la linea dura del no all'ampliamento di Peretola. Battaglia condivisa infine anche dal Movimento 5 Stelle di Giacomo Giannarelli, che negli ultimi tempi ha battuto soprattutto la costa toscana con cavalli di battaglia quali la raccolta differenziata e il no agli inceneritori e tematiche alternative ma fondamentali quali il turismo e l'agricoltura. E proprio insomma sul fronte degli oppositori al presidente uscente Enrico Rossi, insomma, è cominciata la corsa ovviamente del candidato per il Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli, che ha più volte dichiarato: ci taglieremo lo stipendio di consiglieri e punteremo su trasparenza dei conti, la gente dice si fida di noi, siamo appunto il nuovo, siamo la novità, qualcosa di diverso. E per quanto riguarda invece Tommaso Fattori, per quanto riguarda il Circolo Sell Franca Rossi di Livorno, ebbene, in un incontro lo scorso 23 aprile il circolo ha deciso appunto di impegnarsi a sostenere con il massimo sforzo la candidatura di Tommaso Fattori a presidente della Regione Toscana e candidati del collegio provinciale delle liste Sì Toscana a Sinistra. E proprio invece torniamo al Partito Democratico, dove i candidati consiglieri scaldano i motori per la prossima campagna elettorale. Sono già tanti coloro che hanno inaugurato il proprio comitato elettorale, da Stefania Saccardi a Leonardo Bibere, ultimo in ordine di tempo questo fine settimana il candidato del collegio Firenze 2 Lorenzini. Anche i candidati al Consiglio regionale scaldano i motori inaugurando i comitati, dopo Stefania Saccardi, Eugenio Giani, Andrea Giorgio, Leonardo Biber, solo per citarne alcuni del Partito Democratico. L'ultimo in ordine di tempo a tagliare il nastro è stato Daniele Lorenzini per il Collegio Firenze 2, quello che comprende Mugello, Val di Sieve, Val d'Arno e Chianti Fiorentino. Sindaco di Rignano sull'Arno, medico di famiglia stimato, molte le persone che hanno preso parte all'inaugurazione. Cittadini ed esponenti politici, tra cui il sindaco di Pontassieve, Monica Marini, deputati Lorenzo Beccattini e Davide Ermini e l'europarlamentare Nicola Danti. È importante intanto andare a votare, le elezioni regionali sono le elezioni particolarmente importanti perché il livello regionale decide tante delle questioni riguardo ai cittadini. È importante mandare persone competenti, capaci, che hanno maturato un'esperienza sul territorio come sindaco, come amministratore, come politico, come anche professore, come professionista sul territorio. L'avete visto affacciandovi alla finestra, insomma, il sole della scorsa settimana ha lasciato purtroppo il posto a nuvoloni scuri e ad un tempo incerto con piogge diffuse, ed è stata emessa anche fino alla mezzanotte di oggi un'allerta meteo di criticità moderata prima sulla costa e poi nel resto della Toscana appunto per piogge diffuse. Io sono in collegamento con il responsabile della sala operativa della protezione civile dell'area fiorentina della città metropolitana di Firenze, Leonardo Ermini. Ermini, buongiorno. Buongiorno. Qual è la situazione e come appunto evolverà nelle prossime ore? Oh, la situazione è quella che ho appena delineato, sto un po' seguendo quello che era il bollettino dell'allerta meteo, quindi con piogge anche a carattere temporalesco che stanno interessando i settori più occidentali della regione toscana e in allargamento dal pomeriggio anche alle parti più interne, per cui c'è da prevedere che nel pomeriggio ci sia un aumento delle precipitazioni, che peraltro in mattinata sono state abbastanza modeste anche sul territorio di nostra competenza. Ecco, non ci sono attualmente criticità comunque in corso? No, al momento non ho segnalazioni da darvi. Non ci sono segnalazioni, la situazione dovrebbe rimanere così fino a mezzanotte? Sì, sì, questa è la previsione. E poi vediamo un po' l'evoluzione, domani ci dovrebbe essere un miglioramento, comunque diciamo è una settimana in cui è previsto anche altri giorni il tempo perturbato, vediamo un po' con quale intensità si manifesteranno queste perturbazioni. D'altra parte è un po' anche il periodo, insomma.
Ecco, io ringrazio Leonardo Ermini, responsabile della sala operativa della Protezione Civile di Firenze, con cui eventualmente torneremo a collegarci nel corso delle prossime edizioni e dei prossimi appuntamenti informativi per capire qual è la situazione. Grazie ancora a Leonardo Ermini. Buona giornata e buon lavoro. Rapidamente cambiamo argomento, andiamo a Firenze, dove ovviamente sabato scorso, in particolare in Piazza Tasso, si è svolta la commemorazione della giornata del 25 aprile con numerosi interventi ed una manifestazione molto particolare e suggestiva. Al servizio. La memoria e il coraggio di chi ha dato la vita per la libertà sono stati il filo conduttore della rievocazione del 25 aprile in piazza Torquato Tasso a Firenze, un evento che ha visto la partecipazione del sottosegretario Luca Lotti, del sindaco di Firenze Dario Nardella e poi di personaggi dello spettacolo come Irene Grandi, Carlo Conti, Gianfranco Monti, che si sono succeduti sul palco per raccontare alcuni dei ricordi relativi proprio all'eccidio di piazza Tasso, avvenuto il 17 luglio del 44 per mano dei repubblichini, durante il quale furono uccise 5 persone, tra cui un bambino di 8 anni. Numerosi furono i feriti, mentre altre persone furono prese e saranno poi uccise il 23 luglio alle Cascine. Un'azione verosimilmente dimostrativa nei confronti di San Frediano, un quartiere ritenuto ostile alle milizie repubblicane. Una commemorazione fatta di emozioni, dei ricordi dei partigiani, di musica e delle parole, dei tweet che scorrono sullo schermo grazie all'hashtag Il Coraggio di, lanciato dal governo per la giornata della liberazione dal nazifascismo. Il messaggio di oggi è il messaggio che è una festa del nostro paese, è la festa che unisce tutti gli italiani, quei valori che 70 anni fa hanno mosso donne e uomini a prendere una decisione importante, e questo è il messaggio che vogliamo lanciare al nostro paese. In tanti hanno preso parte alla manifestazione. Beh, è un messaggio di speranza e di ottimismo positivo, perché se ci sono tanti giovani che addirittura hanno dato la vita per dare a noi la cosa più bella che un uomo possa avere, ovvero la libertà, beh, allora anche le cose che ci sembrano oggi più difficili, trovare un lavoro, avere soddisfazioni nella vita, nelle professioni, negli affetti familiari, ci sembrano molto più semplici e sicuramente superabili. Pensiamo ai giovani di allora, e se un giovane di oggi riesce a trovare quel coraggio senza essere costretto a sacrificare la propria vita, grazie al cielo, perché viviamo in un paese comunque libero e democratico, sono sicuro che sì, che avremo una società più giusta, più bella, più pulita e che ha più fiducia nel futuro. Il 25 aprile è stata anche l'occasione non soltanto per questo tipo di incontri, ma anche per una rievocazione storica. Parliamo di auto storiche, parliamo della Firenze-Siena, parliamo del primo trofeo Banca di Cambiano, una suggestiva manifestazione che le auto storiche hanno percorso ricordando questa manifestazione che si è svolta negli anni 50 e che percorreva l'antica via Cassia. Circa 70 auto storiche hanno seguito questa rievocazione storica con una cornice molto suggestiva. Vediamo servizio. Una suggestiva rievocazione storica, quella che si è tenuta il 25 aprile tra Firenze e Siena. Dopo decenni è tornata a rivivere la storica corsa che percorreva le strade del Chianti lungo l'antica via Cassia. Il primo trofeo Banca di Cambiano Firenze-Siena edizione 2015 ha visto la partecipazione di quasi 70 auto storiche. Ha preso avvio sabato mattina alle 9.30 dalla bellissima piazza Ognissanti a Firenze. Ha percorso i suggestivi tornanti della Cassia fino a Barberino Valdelsa, dove i partecipanti hanno effettuato una sosta all'insegna dei prodotti tipici del territorio, incorniciando il paese e riportandolo indietro nel tempo. Da qui le vetture hanno proseguito alla volta di Siena, dove simbolicamente hanno tagliato il traguardo della rievocazione storica Firenze-Siena. Una rievocazione organizzata da Cassia Corse con il prezioso contributo, tra gli altri, della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Un altro binomio eccezionale per la Banca di Cambiano. È un binomio che però ci vede costantemente in azione, perché siamo sensibili e presenti in tante manifestazioni di vario tipo, dall'associazionismo allo sport, alla cultura. Questa è stata una proposta che ci è stata avanzata e ci ha trovato grandemente disponibili, perché si tratta di far rivivere macchine di straordinaria bellezza degli anni passati, molte macchine, specie dai nostri giovani, forse non sono mai state viste. E un altro motivo che ci ha fatto muovere con disponibilità è il fatto che il ricavato di questa manifestazione, che è stata di straordinaria portata, ci sono oltre 70 iscritti,
con macchine veramente straordinarie, voi avrete visto. Ecco, il ricavato di questa manifestazione andrà tutto devoluto in beneficenza a un'associazione di ragazzi bisognosi, e quindi questo è un motivo che rilega sia l'attività di far rivivere una iniziativa che può essere anche letta di svago, però con una finalizzazione che sicuramente è positiva. Soddisfatti gli organizzatori? Siamo qui perché abbiamo organizzato la rievocazione storica della Firenze-Siena per autovetture storiche, una gara che è stata fatta nel 53-54 e nel 52-53, una volta partendo da Siena, una volta partendo da Firenze, con l'arrivo principalmente inverso. Una gara che negli anni veniva fatta dalle macchine a traffico aperto, tranquillo, così di velocità, però noi quest'anno l'abbiamo fatta in forma così di raduno, in forma amatoriale. Siamo partiti tranquilli, allegri, da Piazza Ognissanti a Firenze, abbiamo fatto tutta la cassa e poi siamo arrivati fino a Siena, poi ci siamo ritrovati qui a mangiare. Abbiamo avuto un ottimo successo di macchine, soprattutto belle, e anche di tanta gente, perché non ci si aspettava tanta gente così. Emozionati i partecipanti, tra cui Tommaso Bianchini, che era al volante dell'auto vincitrice delle Mille Miglia. Ma che emozione è guidare l'auto che ha vinto? È un effetto speciale, è un'emozione unica, è una bella responsabilità. Una manifestazione che si è conclusa con un momento conviviale seguito dalla premiazione e dalla consegna di un riconoscimento ai partecipanti, tra cui una bottiglia di vino ed una foto alla partenza di ogni equipaggio in ricordo di questo primo trofeo Banca di Cambiano. E altre notizie relative proprio a questa manifestazione nelle prossime edizioni. Andiamo rapidamente con una notizia di cronaca che ci arriva da Prato, dove è stato sequestrato un laboratorio e dormitorio cinese. L'operazione è avvenuta dopo l'intervento della squadra interforze a Tavola, in un complesso ex colonico gravato da vincolo urbanistico, dove sono state trovate due ditte di confezioni e abbigliamento pronto moda, come riporta Toscana Media, con numerose irregolarità. Gli ispettori del lavoro hanno sospeso entrambe le attività imprenditoriali, segnalando i gestori per sfruttamento della manodopera clandestina. Molte le persone controllate, tra cui 8 di nazionalità cinese in stato di clandestinità, come emerso dalle verifiche effettuate dai carabinieri. Tutti presenti lavoravano come cucitori per le due ditte di confezione, quasi tutti in assenza di regolare contratto di assunzione. I lavoratori risultavano alloggiati nel luogo di lavoro o nelle comunicanti abitazioni trasformate in ostelli. Tutti i vani erano tramezzati per ricavare posti letto e anche la soffitta era sfruttata come dormitorio. Il dormitorio e il laboratorio era senza alcuna prevenzione per le norme antincendio. Sono state riscontrate condizioni igieniche molto precarie anche a causa dell'adeguatezza degli scarichi che sversavano sul terreno circostante. Gli immobili sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale di Prato per gli abusi riscontrati ed anche per la carenza di adeguate precauzioni contro gli incendi e gli infortuni sul lavoro. Rimosse a cura della Polizia Municipale 7 bombole di GPL, tutti i macchinari, di cui 10 attivati nel locale cantina, sono stati sequestrati. Andiamo rapidamente a vedere qual è la situazione del traffico e dei trasporti nella nostra regione. Una buona giornata dalla redazione di Muoversi in Toscana Info. In studio Giuditta Boeti. Attenzione in A1 per nebbia banchi tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello e per pioggia segnalata sull'intera regione. Sulla 1 Milano-Napoli dalle ore 22 di martedì 28 alle ore 6 di mercoledì 29 aprile sarà chiusa l'uscita della stazione di Barberino per chi proviene da Firenze per i lavori della terza corsia. Sulla 11 traffico intenso in ingresso a Firenze con rallentamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero code tra la variante di Ponte a Moriano e Chifenti in entrambe le direzioni dal chilometro 35 al chilometro 44 a causa della chiusura della strada provinciale 2 Ludovica. Per il meteo, anche per domani, la Lamma Toscana prevede cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci diffusi. Miglioramento in serata. Da Giuditta Boiti è tutto. Buon viaggio!
E rapidamente una notizia che riguarda insomma gli automobilisti che percorreranno nelle prossime ore la A1, perché per due notti sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello per i lavori relativi alla terza corsia. Autostrade per l'Italia infatti comunica e precisa che dalle 22 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 aprile sarà chiusa l'uscita della stazione di Barberino per chi proviene da Firenze per i lavori alla terza corsia. La sera successiva, mercoledì 29 aprile con orario 22:06, sarà chiusa l'entrata di Barberino in direzione Bologna. In alternativa Autostrade consiglia la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino. È tutto, io vi do appuntamento questa sera alle 19 con Malacoda, con il sindaco l'opposizione di Scandicci. Studio TG torna domani alle 12:30. Vi ricordo stasera alle 21:50 Viola Express, preceduto da Come Azzurro. Buona giornata.